Dalla neve. E qui c'era una regina che accanto alla finestra passava i giorni a ricamare vestiti per la bambina che attendeva. Ma un giorno la bella regina si punse con l'ago e una goccia del suo sangue cadde sulla candida neve. Allora la regina desiderò che se fosse nata una bambina avrebbe avuto le gote bianche come la neve e le labbra rosse come il suo sangue e scelse per lei il nome di Biancaneve. Siamo per festeggiare l'anniversario della fondazione di questa scuola. Quest'anno sarà organizzato un festivallo culturale con varie manifestazioni. Per quanto riguarda la nostra classe, avrei pensato di rappresentare una favola, Biancaneve 7. E sì! In questa recita il personaggio più importante è quello della principessa Biancaneve. Perciò vi chiedo di nominare qualcuno adatto a recitare questa parte. Avete qualche idea da suggerire allora? Sì, signor maestro. Io so che Biancaneve è la più bella principessa del mondo. Penso che per interpretare la sua parte dobbiamo scegliere la più bella ragazza della classe. Ma c'è questa ragazza nella nostra classe? E se no io non lo vedi? Se tu pensi di poter interpretare Biancaneve, sarà la regina dei porcelli. Silenzio! Non avete un'idea migliore di questa? Ne ho una. Credo che per sostenere una parte così difficile come quella di Biancaneve sia necessario scegliere fra tutti noi una ragazza che abbia un grande talento. Ma di chi sta parlando, Monica? Te riferisci forse a qualcuno in particolare? Mia mamma mi dice che ho molto talento, perciò posso recitare io quella parte. Che fanatica che sei! Sciocco, chiudi la bocca! Vorrei sapere cosa dice tua madre. Mia madre dice che da grande diventerò una famosa star. Sì! Forse lei non lo sa, signor maestro, ma io sono al piano, frequento una scuola di danza e prendo lezioni di canto. Ho ben 10 insegnanti privati. Chiaro? Penso che ormai siete tutti convinti che soltanto io posso interpretare Biancaneve. Ci sono anche altre ragazze che vogliono fare la parte di Biancaneve. Signor maestro, penso che Donny abbia ragione. Propongo che noi si voti per scegliere chi sarà Biancaneve. Buon suggerimento, mi sembra. Siete tutti d'accordo? D'accordo! Bene, ciascuno di voi deciderà che vuol votare. Vedremo il risultato nella prossima lezione, ah! Dirvi due parole. Che cosa ci vuoi dire, eh? Dunque, vorrei sapere per chi pensate di votare. Ah, sono ancora indeciso, ci penserò. Desiderate avere questo magnifico aeroplano? Certamente, non ne ho mai avuto uno io. Bello. Avevo intenzione di regalarvelo. Bello, vero? Ma ora ascoltatemi. Voi lo potrete avere solo se voterete me per interpretare Biancaneve. Se accettate l'aereo, sarà vostro. Ma tu dici davvero? Certamente. Monica, ciò che stai facendo è scorretto. Così tu te stai guardando anche tu quest'aereo? Ma non mi interessa. Se il maestro mi scopre, sarete tutti con... Hai intenzione di farlo sapere al maestro, forse? Zitta, ci penso io. Ora ascoltami bene. Noi siamo amici da molto tempo, non è vero? Perciò sono convinta che tu voterai per me, è giusto? Che c'entra? Questa è un'altra cosa. Guardate, cadendo ha distrutto tutti i fiori. Oh, poveretto, si è messo davvero in un brutto pasticcio. Carmelo, stai attento, perché se tu racconterai tutto al maestro di cosa hai fatto, dirò che sei stato tu a distruggere i fiori. Veniamo subito all'argomento. Avete deciso per chi votare? Ora distribuirò questi fogli così voi potrete scrivere il nome della ragazza che impersonerà Biancaneve. E Tom e Pasquale scriveranno i risultati. Vediamo ora che sono andate le vostre preferenze per recitare Biancaneve, eh? Leggiamo il foglietto. Monaca, ancora Monaca, Monaca, acci, le, Monaca, Monaca, Lille, Lille, Monaca, Lille, Lille, Monaca, Monaca, sì! Lille, Monaca, Monaca, Lille, Lille, Monaca, Monaca, Lille, Lille, Monaca, Monaca, Lille. Qual è il risultato finale allora, eh? Lille e Monaca hanno ottenuto lo stesso numero di voti. Lo stesso punteggio raggiunsero. È difficile decidere. Signor maestro. Cosa vuoi, Lille, eh? Vorrei soltanto dire che se Monica desidera così ardentemente la parte di Biancaneve, io... Che
l'hai fatta la gamba? Che è accaduto? Tu sei ferito, devi andare a farti matacare. Non si preoccupi per me, signor maestro. Ma come fu? Mi creda, gnaccio di grande. Bene, sono contento. Ora se vuoi puoi votare anche tu per Biancaneve, così avremo una decisione definitiva, eh? Vediamo il risultato, allora. A Vendolilli! Che viva! Viva! Come viva, viva! Però che veniamo a noi, signore. Mia figlia ha detto che non è stata eletta protagonista nella recita che si terrà a scuola il giorno dell'anniversario. Questo è vero, lei ha avuto più voti, eh? Non è giusto quello che lei dice, poi non può essere vero. Io sono sicura che la votazione non è stata corretta. Ma sua figlia può ancora partecipare alla recita. Mio caro signore, ho fatto tanti sforzi e sacrifici perché mia figlia possa diventare una vera star. Di solito i genitori sopravvalutano i figli, ma io sono convinta che mia figlia abbia delle doti veramente eccezionali e voglio quindi farne una stella. Mio marito dice sempre a mia figlia che per diventare un'attrice deve essere la prima fra tutti. Io penso che ciò che non si deve fare è proprio soddisfare l'egoismo di una persona senza tener conto dell'opinione degli altri, ha capito, signora? Non si tratta di egoismo. La prego, non sia rigido. Accetti questo pensierino. Eh? E che mi vuole comprare? Che sono un carciofo? Monica è stata scelta per interpretare la parte della regina Grimilde. Sei contente, signora, ha capito? Allora lei ha proprio deciso a non dare a Monica la parte della protagonista? Beh, la crimine è uscita. Sì! Aiuto! Tu sei veramente la persona più falsa che io conosca. Perché? Guardati, pensi davvero di poter fare la parte di Biancaneve? Farò del mio meglio e forse con un po' di fatica ci riuscirò. Sei così superba, eh? Tu sei un'orfana, perciò penso che sei sola e nessuno della tua famiglia verrà a vederti recitare. E invece ti sbagli. E chi verrà? Certamente verrà la mamma. Tua madre? Allora sai cosa ti dico, che sei proprio una grande bugiarda. E non credermi allora. Ascoltami bene, io adesso ti propongo di fare una scommessa. Se domani tua madre verrà davvero a teatro per assistere alla recita, tu farai Biancaneve. Se come penso io tua madre non verrà, sarò io ad interpretare quella parte. D'accordo. Io voglio proprio vedere come farà una persona morta a tornare in vita. Quindi sarà probabilmente un fantasma. Mamma, avevamo ragione. La morte di Lilli non è venuta. Ah, bene. Notizia veramente magnifica. Allora potrei indossare il costume di Biancaneve. Ho portato la cinepresa. Comincio subito a filmare. Cerchiamo, posto in prima fila. Vorresti farmi sedere davanti perché sono piccolo e hai paura che non riesca a vedere ciò che accade sul palcoscenico? Veramente io recito la parte di Biancaneve. Desidero tanto che lei possa vedermi bene. Vuole smettere una buona volta di riprendere i miei baffoni neri? Perché desidera riprenderli, eh? Ah, no! È lei che si è messo tra me e la persona che voglio fotografare. Aspetta, mamma. Allora, Lily, se non sbaglio, avevi detto che sarebbe venuta tua madre. Dov'è? Certo che è venuta, è di là. Sta di là, e dove? Vado a chiamarla. Cosa farà? Ho proprio esagerato. Ne prendo un'altra. No, cosa sto facendo? Ormai è troppo tardi. Penso proprio che Lily sia tornata a casa, non credo. No, non è vero. Questo dannato papero mi ha rovinato i baffi, accidenti. Oh, no. Scusate, sono la mamma di Lily. So che volevate conoscermi.
Oh, mamma, è un fantasma! No! Oh, scusi, signora, lei non aveva avuto un incidente? Beh, in realtà niente di grave. Spero che mia figlia non vi abbia dato disturbo. Ma no, veramente, mia figlia, che spesso... Mamma, non dire così, non la sopporto! Beh, infatti, siamo riusciti a dar loro una bella lezione. Io dubito che sia da aver la madre di Lily, è semplicemente impossibile. Devo pensare con calma cosa posso fare per smascherarla. Nel prossimo quadro sarà già il canile, buon divertimento. Bene. Oh, mamma, come sarei felice se tu potessi essere davvero qui con me in questa occasione. La ragazza tiene i suoi confetti qui e li mangia continuamente, ma guarda che cattive abitudini. Oh, quanto sei noioso, vuoi stare calmo una buona volta, tieni! Dove sei stata tutto questo tempo? Non vedi quanto è tardi? Vestiti subito, dai, muoviti! Guarda qui, questo vestito è vecchio e strappato. Non è su niente, è un vero peccato. Comunque puoi anche andare sul palcoscenico senza costume. Proverò a ricucirlo. Puoi farlo ricucire da tua madre, non ti pare? E invece lo farò io. Ma che, non ce la farai, sei troppo lenta per finirlo in tempo. Cosa ti è successo? Lasciatela sola, tanto non potrà indossare quel costume. Dai qua, ti voglio aiutare a cucirlo. Anch'io ti aiuterò. Grazie, grazie a tutti. Ed ora abbiamo il piacere di presentarvi Biancaneve e i Sette Nani, una recita preparata dagli alunni della classe. Specchio, specchio delle mie bravi, dimmi chi è la più bella donna del reame. Bella sei tu, regina, ma più bella è... Biancaneve. Ma cosa dici, Biancaneve? Vabbè, Biancaneve, qua c'è scritto, vabbè. Scusate! Biancaneve, svelta, vieni subito qui! Eccomi! Lava bene tutto il pavimento! Sì, sì. Svelta, adesso pulisci qui! Quando hai finito qui, vai a lavare in cucina! Dai, ora prendi questo! Biancaneve, dammi ascolto e non perdere tempo! Biancaneve, più svelta! Biancaneve! 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 Ti prego, basta! Ma che fai, Monica? Tu mi stai picchiando veramente! Zitta, prepara la cena! Ma prima rispondi a una domanda. Chi pensi che fra noi è la più bella? Siete voi, oh mia regina, la più bella! Bugiarda! Lo so bene che in fondo pensi di essere più bella di me, non è vero? Ma ora si saprà chi è la più bella. Ascoltatemi, vi ho qui riuniti tutti perché è necessario che si decida subito chi è la più bella del reame. Chi risulterà perdente sarà condannata a morte. Portate Biancaneve qui. Suditi, guardatela bene. La regina ordina che ognuno di voi dia immediatamente un voto per chi è la più bella del regno, ecco. Siete voi, mia regina! Avete scelto bene, dunque ho vinto e tu, Biancaneve, sarai uccisa subito. Portatela via e toglietevi i vestiti e uccidetela, è chiaro? Dal momento che Biancaneve è morta, io indosserò i suoi vestiti e diventerò una seconda Biancaneve. Ed ora finalmente sarò io, Biancaneve. Dai qua! Che cosa succede in questa recita? Non si è mai visto che la regina Grimilda si trasformi in Biancaneve. Monaco, ma questo non c'è nella storia! Signore, lei non dovrebbe venire sul palcoscenico a controllare! Oh, fuga con mio copione, ah! È stata mia madre, perché Lily non può assolutamente fare la parte di Biancaneve. Basta con tutta questa stupidaggine, voi dovete recitare l'originale. Quindi tu sei la regina Grimilda e Lily Biancaneve, siamo d'accordo, Monaco? D'accordo, d'accordo! Guarda Biancaneve come trema, non hai pietà per lei? Come possiamo ucciderla? Sì, sento molta pietà per lei. Ma dobbiamo mostrare alla regina qualche prova che Biancaneve è morta. Bene, allora togliamo le vestiti. Facciamo presto, no, dai. No, non voglio essere spogliata, fermatevi, vi prego, tutto questo non c'entra nella storia. Ridatemi subito i vestiti. Ma cosa accade in questa recita? State di nuovo cambiando la storia, ma che cosa fate? Sarà un'idea di mia madre? Ancora tua madre, non ne posso più.
Finalmente Monica potrà essere Biancaneve. Questo non lo posso proprio ammettere. Lei è un genitore, dovrebbe tenere a freno l'egoismo di sua figlia. I genitori devono aiutare i figli a superare le difficoltà. Ah, signora, si ricorda che noi siamo in una scuola e non nel mondo competitivo del cinema, ha capito? Ah, sì? Allora ricominciamo dall'inizio. Monica seguirà la versione originale. Questa non è una manifestazione culturale, ma una esibizione di difetti, dico io. Ma dove andremo a finire, eh? Ora che se ne sono andati, sono rimasta proprio sola. Sono stata cacciata via dal castello e non posso più tornarvi, mamma. Mia cara mamma, mia dolce e gentile mamma, tu che da piccola mi tenevi sempre tra le tue braccia, le tue morbide braccia. Ora che sono rimasta sola, tu non puoi aiutarmi, mamma. Ciò che mi consola è pensare che tu mi stai guardando da lassù. Oh mamma, come sei lontana, tanto, tanto lontana dalla tua bambina. Io però ho ancora fiducia nella vita, ho tanti sogni e speranze da realizzare. Adesso non ho più paura e cercherò da sola di affrontare le avversità della vita. Ma è difficile, mamma. Questa è Lily, la riconosco, è sempre così saggia. Oh, c'è Biancaneve. Oh, I nani. Puoi venire a casa nostra? Sei al sicuro? La regina non ci troverà mai. Potrai stare con noi per sempre. Chi siete? Non ci conosci, siamo 7 nani. Biancaneve, siamo tuoi amici. Che succede? Perché tremate così? Vado al gabinetto. Sì, dobbiamo andare al gabinetto. Ma vado anche io, vero? Ma vengo anche io. Ma perché non siete andate tutte al gabinetto prima di cominciare la recita? Poco fa siamo stati costretti a bere molta aranciata. Ecco voi. Ah, la mamma di Monica. Oh sì. Mele, belle mele. Ma che strano, la vecchietta che vende le mele oggi è venuta più presto del solito. Oh. Ma che vergogna, non si è mai vista una recita più stupida e più confusa. Lei non esce niente, è vero? Sbaglio, sbaglio! Ma vuole spiegare che cosa è successo, eh? Ma sono io che ve lo chiedo, ci chiamate per il festival mascherato e ora ci cacciate via. Ma che cosa dice? Che razza di scherzo è questo? Ora basta, non ne posso più, basta! Basta! Lei è proprio una grande spudorata! Lele! Lily, ti devo chiedere una cosa molto importante. Questo è tuo? Infatti l'ho trovato poco fa nel tuo armadietto. Sono strani questi confetti. Quando la mia papera ne ha inghiottito uno è diventata un uovo. Perché li avete presi? Vi prego, restituitemeli, sono miei. Vi prego. Li vorresti riavere, non è vero? Te li restituisco se mi prometti una cosa. Sì. Va bene, accetto. Allora dimmi come vanno presi questi confetti. Con uno rosso si diventa più giovani, con uno blu più vecchi di 10 anni. Ah, ma che confetti miracolosi. Voglio che Monica diventi una grande star al più presto. Voglio che diventi subito grande. Allora sono efficaci i blu. Capisco. Darò questi a Monica. Tu vai a dire a maestro che hai mal di stomaco e che non puoi più recitare. Così lasci a Monica la parte di Biancaneve. Bene. Come sei buona. Aspetti. A dopo. Specchio, specchio delle mie brame, dimmi che è la più bella fanciulla del reame. La più bella fanciulla del reame è Biancaneve che vive nel bosco della casetta dei settinane. Oh, che cosa? Biancaneve, Biancaneve è ancora viva. Maledetta, Biancaneve, aspetta e vedrai. Vedrai presto cosa posso fare con la mia magia. Mi trasformerò in una vecchia orrenda e ti ritroverò. Monica, guarda, ho questo da dare. Oh no, mamma, sto recitando, per favore, lo sa? Signora, lei ci produrre un sacco di guai, è possibile? Ma insomma... Insomma, ritorni al suo va posto. Va bene, va bene. Oh. Ma cosa sono? Oh, caramelle. Ma come mai la mamma me la date proprio ora? Sono vecchia.
Monica. Sembra veramente vecchia. È vero. Ah, il mio viso e il mio corpo, come sono vecchia, ma come mai? Oh, Monica! Questa per me non è certo una sorpresa. Bene, Lily, dai confetti alla vecchia, così finalmente capirà che cosa è accaduto. Io aiuterò la madre. Signore, per favore, lasci fare a me. Io non ci capisco niente. Coraggio, mia regina, ti aiuterò io a tornare come prima. Ti ringrazio molto. Ma che significa? La regina si riconcilia con Biancaneve. Ma schifo, finisce. Lei ha educato sua figlia ad essere una ragazza cattiva. La responsabilità è soltanto sua. Non si vergogna? Guardi, è un'orfana, malgrado ciò è una bambina veramente coraggiosa e leale. Come può far male a una tale creatura? Quel male che voleva fare a quella dolce bambina è ricaduto su sua figlia. Se ne rende conto? Oh sì, chiedo perdono, perdono. Ma per te, Lily, la recita continua nel dove finalmente riabbraccerai la tua dolce mamma. La tua, Lily, è una delle storie narrate nel libro della vita. Quel libro magico che contiene milioni di storie come la tua. Lily.